passo la palla a Maria Cristina Gherpelli, che rappresenta Netmade in questa sede, in questa location. Abbiamo un microfono? Mirko, il microfono per Davide, grazie. Stavamo finendo la batteria probabilmente, quindi servono anche queste tecnologie basic per andare avanti. Maria Cristina, Netmade. Sì, buonasera. Io rappresento una delle 6 aziende di Netmade, una rete orizzontale, non a filiera come ci ha spiegato Ori. Noi lavoriamo nell'ambito delle materie plastiche e diciamo, cerchiamo di coprire un ambito molto ampio di quelli che sono i processi più utilizzati. Una delle nostre aziende si occupa di termoformatura, una si occupa di soffiaggio. Una si occupa di vulcanizzazione e compressione della gomma, due si occupano di stampaggio e allineazione, poi c'è un laboratorio di ricerca. La nostra rete è un po' più giovane di Five for Foundry, anzi tanto di cappello perché veramente i risultati sono straordinari. Credo che per ora stiano nei nostri migliori sogni, però sognare è importante. E noi stiamo lavorando al momento, diciamo, per raggiungere una struttura, un'organizzazione che ci dia appunto un'operatività concreta come quella che abbiamo adesso normalmente in azienda. Per chi di voi era presente l'anno scorso, noi avevamo, diciamo, partecipato con tutto il nostro gruppo e avevamo spiegato un po' qual era il nostro percorso in base al modello di PD4 che ci sta affiancando nella nostra crescita. Abbiamo superato quella che loro hanno disegnato come fase startup e siamo all'interno della fase challenge, cioè nella fase in cui cerchiamo effettivamente di diventare una rete operativa a tutti gli effetti. E per fare questo, abbiamo ormai deciso, direi che il percorso è condiviso, di andare verso il contratto di rete. Per il momento siamo costituiti i nati, perché la nostra rete è nata nel periodo in cui la Regione Emilia-Romagna ha emanato il bando di finanziamento per le reti. Abbiamo detto, come credo in tanti nella nostra regione, consideriamo questa occasione come un periodo di fidanzamento, diciamo di sperimentazione. Vediamo se siamo capaci di collaborare, se siamo capaci di costruire un percorso, di business insieme. E questa consapevolezza, questa, diciamo, decisione ormai è stata presa e stiamo lavorando al contratto di rete perché crediamo che effettivamente sia importante anche per affacciarci al mercato di quelli che sono diversi interlocutori importanti, fondamentali per la vita delle aziende, ancor più per le reti, fra questi sicuramente anche le banche. Ci sono diverse, diciamo, opinioni su come scrivere e come redigere il contratto di rete. C'è chi lo vuol fare molto sintetico, chi invece pensa che debba essere iperdettagliato. Noi siamo moderati, cioè abbiamo scelto una linea mediana, perché farlo troppo sintetico significa fare un contratto di rete che non sarà per nulla rappresentativo, quindi per prime le banche diranno: ma dietro a queste poche righe, che probabilmente derivano da un copia e incolla, chi c'è, che cosa volete fare e che intenzioni avete. Farlo troppo dettagliato riteniamo altrettanto che non sia interessante, primo perché l'operatività di dettaglio non è bene che esca e che sia di dominio pubblico, ma anche perché poi tutto ciò che fa parte appunto delle procedure di gestione è passibile di cambiamenti. Si diceva giustamente prima, bisogna rinnovarsi. Oggi il rinnovamento è pressoché quotidiano, non si può continuamente intervenire con cambiamenti del contratto di rete. Ecco, per quanto riguarda il rating, devo dire che uno degli elementi che stiamo valutando sul contratto di rete è proprio questo, perché abbiamo sentito, partecipando a diversi incontri, che molte banche, fra cui anche BNP Paribas, si stanno strutturando per vedere, diciamo così, con favore le aziende che cercano di mettersi in rete, suggellando appunto questa collaborazione con il contratto. A me è piaciuta molto la citazione di Draghi che ha fatto Francesco Grande, pochissime parole,
discernere l'impresa meritevole anche quando i dati non sono a suo favore. Cioè il rating dovrebbe fare questo, soprattutto dopo un periodo di crisi in cui ci sono aziende che magari avevano le spalle forti ma si sono sedute completamente su se stesse e probabilmente non hanno futuro, mentre aziende, parliamo soprattutto del mondo delle piccole e medie imprese, che hanno sofferto molto ma che hanno dove gli imprenditori hanno investito fino all'ultimo centesimo rompendo il porcellino di ceramica del figlio, che si stanno davvero rivoltando come dei calzini per essere innovative, per andare all'estero, per fare ricerca e sviluppo. E certamente queste non hanno dei dati che sparino dei rating formidabili, ma probabilmente danno più garanzie di futuro queste rispetto alle altre. Quindi, ecco, non so Paolo se può bastare questa apertura, noi stiamo facendo questo. Grazie. Grazie.